che ti piacciono i videogames, così ho chiesto al commesso qual è quello che tutti i ragazzi vogliono. Ah, mi ha comprato! Ammazza che mazza! Il calcio italiano si sarà sentito più o meno come Bart Simpson dopo aver ricevuto un inatteso quanto sgradito regalo di Natale dalla procura di Cremona. Il calcio scommesse torna alla ribalta. Il nuovo filone dell'inchiesta LastBet, iniziato il 1 giugno 2011, ha portato negli scorsi giorni all'arresto di 4 persone. L'accusa, per loro e per gli 11 indagati tra calciatori ed ex calciatori, è di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva. Iscritti nel registro degli indagati anche Gennaro Gattuso e Claudio Terzi. Per la procura di Cremona le scommesse illegali non si sono interrotte. Solo nella scorsa stagione sono ben 53 le partite su cui si indaga, di cui 5 di Serie A. Tra queste, Palermo-Bologna 1-1 del 14 aprile e Palermo-Inter 1-0 del 28 aprile. Attenzione, però, come ha sottolineato il PM cremonese Roberto Di Martino, non tutte le partite citate sono state sicuramente aggiustate. Intanto il mondo del calcio fa scudo intorno a Gattuso. Il presidente della Federcalcio Abete ha chiesto prudenza nei giudizi, mentre quello del Palermo Zamparini ha detto che a ringhio affiderebbe il proprio portafogli. L'ex tecnico rosanero è finito nell'occhio del ciclone per 13 sms ricevuti in un anno e mezzo da Francesco Bazzani, uno dei 4 arrestati. Ma l'iscrizione nel registro degli indagati, va ricordato, non equivale né al rinvio a giudizio né tantomeno alla condanna. Sebbene il nome del Palermo compaia più volte nelle carte della procura di Cremona, ipotizzare un coinvolgimento della società è al momento troppo prematuro. Palermo-Bologna, la gara della famosa Paperona di Sorrentino, è nel mirino degli inquirenti perché in quella giornata 5 partite su 7 si sono concluse, secondo le indicazioni fornite da Cosimo Rinci a Salvatore Spadaro, entrambi arrestati negli scorsi giorni. Non è detto, quindi, che quella dei Rosa sia una delle partite in questione. Palermo-Inter, invece, viene monitorata perché in una conversazione tra gli arrestati Spadaro e Quadi si spiega che il cinese Qiu Wangyi, altro indagato, ha scommesso e vinto su questa gara. Il difensore del Palermo, Claudio Terzi, è stato invece iscritto nel registro degli indagati per alcuni contatti avuti con Bazzani a proposito di Albino Leffe Siena nel 2011. Ciò dimostrerebbe, secondo il GIP Salvini, la bilateralità dell'accordo. Terzi, già giudicato su questa partita dalla giustizia sportiva, non dovrebbe rischiare ulteriori squalifiche. Per tutto il resto si dovranno attendere le indagini della Procura federale, guidata da Stefano Palazzi. I tempi non saranno però brevi, ed eventuali processi sportivi si terrebbero a primavera inoltrata se non in estate. Comunque, anche se Palazzi accertasse un nuovo coinvolgimento di giocatori ed ex giocatori, ipotesi tutta da dimostrare, la società, e quindi anche il Palermo, risponderebbero unicamente di responsabilità oggettiva. Nelle ultime sentenze della giustizia sportiva, per i club ci sono state soprattutto ammende e non punti di penalizzazione. Diversa, ovviamente, la situazione in caso di coinvolgimento di dirigenti. In questo caso la responsabilità dei club sarebbe diretta e si rischierebbe grosso. Chiudiamo con la vera novità contenuta nella nuova ordinanza firmata da Salvini. In essa si spiega che la frode sportiva si configura anche in caso di mancato passaggio di denaro, se le due squadre si accordano sul risultato per poi aver ricambiato il favore in futuro. Insomma, attenzione ai biscotti. Visto il periodo, meglio rifugiarsi in un pandoro o in un panettone.